L'augurio del miglior weekend a tutti e vediamo le previsioni per sabato 8 ottobre con l'intensa perturbazione nord-atlantica che tenderà ad evolvere verso Levante, liberando i cieli della maggior parte delle regioni occidentali, ma anche di buona parte del nord, instabile ancora lungo le regioni adriatiche e al sud, con rovesci o temporali. Ecco la grafica che ci mostra ancora l'instabilità concentrata lungo il versante adriatico e su buona parte del sud, dove attendiamo i fenomeni più importanti. Rovesci sparsi dalle basse Marche fin verso la Puglia, ancora temporali sull'area ionica pugliese, ancora sulla Calabria, soprattutto centrale, dove attendiamo anche piogge abbondanti, fin verso la Sicilia nord-orientale. Comunque anche sul resto dell'isola sono attese piogge sparse a carattere intermittente. In Sardegna qualche nuvolamento irregolare, ma dove il rischio di pioggia resterà molto basso, concentrato sui settori sud-orientali al mattino, mentre il sole dominerà la scena sul resto del centro e al nord. La neve, ancora qualche fiocco sui confini alpini fin sotto i 1000 metri, solo oltre 1500 metri sull'Appennino centro-meridionale. Le temperature minime della notte subiranno una diffusa e forte diminuzione, portandosi sotto i 10 gradi su quasi tutto il centro-nord, ancora relativamente miti solo al sud e sulle isole. Le massime, in generale, cospicua diminuzione, si porteranno intorno ai 15-19 gradi al nord, intorno ai 20 gradi al centro con qualcosa in meno sulle zone interne e poi in calo in serata anche su tutto il sud. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, un saluto da Andrea Falcinelli.